Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis e dopo aver visto insieme quello che è, per l'appunto, secondo il mio punto di vista, il miglior setup per quanto riguarda Cloud Strife, oggi parliamo del miglior setup per quanto riguarda la nostra Aeris. Miglior setup che ovviamente rispecchia non solo le armi che possediamo, ma soprattutto anche le caratteristiche del personaggio stesso, che in un modo o nell'altro possiamo sfruttare meglio. Quindi mettiamoci all'opera. Vi ricordo inoltre che aiutate tantissimo il canale con i mi piace, con i commenti, con le condivisioni. Quindi se conoscete persone che giocano ad Ever Crisis, hanno bisogno magari di farsi un'idea o comunque avere modo di potersi confrontare comunque con qualcuno, potete tranquillamente condividere il mio lavoro. Quindi vi ringrazio se in un modo o nell'altro farete pubblicità. Detto ciò, che cosa dobbiamo dire oggi? Oggi dobbiamo parlare di Aeris. Aeris è, almeno per come la utilizzo io e per come anche è possibile essere utilizzata dal gioco, una delle migliori healer o comunque sia attaccanti magiche presenti all'interno del gioco. C'è anche da dire che può assumere una veste di pseudo debuffer se avete preso la sua nuova arma estiva, ovvero la Sun Umbrella, perché le consente di debuffare i suoi avversari, i suoi nemici. Quindi, qual è il setup che comunque si consiglierebbe ad un personaggio come Aeris? Innanzitutto, almeno per quanto mi riguarda, per come utilizzo io Aeris come arma principale, andremo a mettere senza ombra di dubbio una Fairy Tail. Andremo a mettere senza ombra di dubbio una Fairy Tail proprio perché consente al personaggio di Aeris di avere delle buone stats, ma soprattutto di poter curare, in quanto la Fairy Tail come core ability, quindi come abilità principale, sblocca Curaga. Quindi la potenza magica di cura viene castata in base al 53% della sua potencies di healing totale. E lei come arma, in questo caso la Fairy Tail, aumenta di base già la cura di 10 punti e vabbè, la resistenza alla terra, agli attacchi di tipo terra di un altro paio di punti. Quindi se noi andiamo a vedere, abbiamo già praticamente il boost per quanto riguarda la resistenza ai danni terra di livello 2 e un boost per quanto riguarda l'healing, quindi la cura, di livello 2. Poi abbiamo il boost di difesa magica e boost critico, che dovrebbero essere dati, se non sbaglio, dalla sua armatura. Esatto, armatura che però io non terrò quella originale, cioè non terrò il costume originale, ma metto praticamente la skin che è possibile ottenere all'interno diciamo dello scambio coupon che possiamo tecnicamente almeno una ottenere all'interno del gioco. Quindi scambiando il coupon possiamo ottenere una skin, e come ho già fatto vedere all'interno di un video che comunque potete trovare sul canale, la skin che a mio avviso reputo migliore di quelle là gratis che è possibile ottenere è sicuramente questa di Aeris, proprio perché aumenta ancora il boost per quanto riguarda l'healing e il boost per quanto riguarda anche la difesa magica del nostro personaggio. Quindi direi due cose che le consentono di essere più forte dal punto di vista delle cure e anche più forte dal punto di vista difensivo. E come potete notare, adesso abbiamo comunque un boost all'healing già di livello 3, difesa magica e resistenza terra sempre di livello 2. Per quanto riguarda l'arma secondaria di Aeris, qui potete sbizzarrirvi perché l'arma secondaria varia in base ovviamente sia alla vostra disponibilità, quindi in base a quello che avete, ma soprattutto anche in base a quello che avete intenzione di fare, di far fare alla vostra Aeris. Io ad esempio mi sto trovando veramente bene con la seconda arma, la Sun Umbrella,
la Sun Umbrella, che praticamente aumenta il boost per quanto riguarda l'attacco magico e allo stesso tempo aumenta anche la potenza delle abilità magiche. Quindi tutte quelle abilità magiche vengono in un qualche modo incrementate di potenza. Ovvio, essendo comunque messa come secondo posto, avremo soltanto la metà dei punti, quindi avremo soltanto 7 punti per quanto riguarda il boost di attacco magico e 3 punti per quanto riguarda il boost delle abilità magiche potenziate. Infatti, se noi clicchiamo, abbiamo praticamente che durante la stanza di attacco la nostra abilità magica fa il 5% di danno in più. Questo è comunque un ottimo power up che sicuramente anche tramite sub weapon, dipende quali sub weapon si ottengono, sarebbe molto molto interessante cercare di aumentare il più possibile, ma per gli attaccanti magici. In questo caso io la mia Eris la utilizzo, o comunque mi piace utilizzarla, come healer e debuffer, quindi una sorta di supporto a tutto tondo che mi consente di essere più forte dal punto di vista offensivo con i debuff che riesco a infliggere, e al tempo stesso di potermi curare e diciamo far evitare ai miei DPS di perdere tempo curandosi, perché sarò io per l'appunto a curare e cercare di tenerli sempre al 100%, quindi sempre attivi. E quindi di conseguenza mettiamo questa, ma volendo io potrei anche utilizzare una wizard staff che comunque mi aumenta il potere magico e aumenterebbe anche il potere, o comunque il potenziamento delle abilità di tipo tuono, dato che comunque la wizard staff praticamente sblocca l'abilità Fandaga, quindi una magia di tipo tuono verso tutti i nostri avversari. Però ovviamente avendo Cloud, che essendo comunque fisico e soprattutto essendo di tipo tuono, quindi facendo danni di tipo tuono, avere comunque una ridondanza di Thundaga, se non necessario, non ne vale la pena. Se l'avversario effettivamente soffre il tuono, potrebbe essere una bella idea incentrarsi su tutti i danni elettrici per fare comunque una buona dose di danno, quindi rendere comunque il personaggio di Eris mezza curatrice e mezza attaccante magica, che probabilmente una delle build migliori. Però in questo caso, non avendo nessuno che debuffa, almeno io ho soltanto Cloud che grazie all'Hard Edge riesce comunque a debuffare la difesa fisica, però la difesa magica in questo caso non mi viene debuffata da nessuno, quindi di conseguenza avere Eris che mi permette di fare questa cosa è comoda, è molto molto comoda. Però io preferisco ovviamente avere questi debuff. Per quanto riguarda le materie, grazie alla Fairy Tail noi sblocchiamo praticamente 3 sub abilities, che sono il boost per quanto riguarda un attacco fisico magico, quindi in questo caso abbiamo un ability damage del 10%, che però può essere sia fisica che magica, quindi possiamo mettere qualsiasi cosa. E poi abbiamo gli altri 2 slot, che è praticamente la potenza dell'abilità magica del 20%, quindi negli altri 2 slot va necessariamente inserita un'abilità magica. Quindi in questo caso qui sopra, come abilità fisico magica, possiamo scegliere quello che vogliamo, perché non abbiamo praticamente nessun vincolo fondamentalmente. E questa è una cosa che soprattutto Zac riesce a sfruttare, perché Zac per l'appunto è un ottimo ibrido attaccante fisico magico, come vedremo probabilmente nel prossimo episodio, dato che il prossimo sarà probabilmente Zac, dato che sono quelli che al momento credo siano più utilizzati, quindi Cloud, Eris, Zac, poi si può alternare Glenn con altri personaggi, però credo che siano effettivamente questi quelli più utilizzati, forse Tifa magari, quindi vedremo. E quindi vi stavo dicendo che nella prima sub abilities possiamo mettere letteralmente tutto. Possiamo mettere letteralmente tutto, perché va bene sia magico che fisico. Quindi in questo caso possiamo magari mettere, non lo so, se il nostro avversario è debole a qualche sigillo, possiamo mettere, che ne so, sigillo circolare. Vi faccio un esempio stupido. Mettiamo un Ruin Blow, che come potete vedere aumenta comunque e attiva comunque la mia sub abilities. Possiamo tranquillamente mettere anche una magia, e come potete notare abbiamo sempre praticamente tutto attivo.
In questo caso, probabilmente nel primo slot, la cosa che personalmente vi direi di mettere con praticamente con Eris, non mi ricordo se qui effettivamente la magia della cura mi si attivava, perché io avevo un setup totalmente diverso, quindi volevo provare un attimo a vedere la cura. No, infatti la cura giustamente non è un'abilità, non è un'abilità, diciamo, che attiva. Infatti mi ricordavo una roba del genere. Quindi in questo caso, se ce l'avete, un'altra delle abilità che secondo me può essere molto interessante è il Lightning Breach. Che cos'è il Lightning Breach? È una materia che sblocca praticamente la debolezza di tipo tuono nei confronti dei nostri avversari. Infatti, se notate, abbiamo praticamente 193 danni magici non elementali al nostro avversario, che però prende praticamente il Thunder Resist Down come potenza low e max potency slow. Quindi cosa vuol dire? Per il video di buff e debuff che ho già fatto uscire, noi possiamo ridurre la resistenza del tuono dei nostri avversari di una stanghetta, quindi di un livello. Quindi possiamo fare un Imperil di tipo tuono, però non fortissimo, ma che comunque sia ci può aiutare a fare un po' di danni in più, specialmente se volete utilizzare Eris come attaccante magica di tipo tuono, potete farla. Però ricordatevi che se il nostro avversario possiede già la debolezza elementale del tuono, questa abilità non serve a niente, perché appunto non si può incrementare la debolezza a un elemento. Quindi questa serve soltanto a dare la debolezza dell'elemento a un boss che non possiede la debolezza a quell'elemento. Quindi se noi mettiamo questa abilità, dobbiamo utilizzarla contro un avversario che non ha debolezza elementale tuono, in modo tale da potergliela creare. Se l'avversario di base già ce l'ha, è completamente inutile, quindi potete andare avanti. E poi per quanto riguarda le magie, potete scegliere letteralmente quello che vi interessa. Se il vostro avversario è debole all'acqua, mettete water. Se è debole a fuoco, mettete fire. Cioè potete fare praticamente come vi pare e piace. L'ultima materia, ovviamente, per quanto riguarda Eris, non avete bisogno di mettere delle cure, perché lei già cura tramite la sua staffa. Quindi è letteralmente inutile sprecare uno slot delle materie con un'ennesima cura. Lei già cura e soprattutto cura OE. Quindi già cura e cura soprattutto in gruppo. Non ha letteralmente bisogno di mettere altro, quindi potete sbizzarrirvi e mettere magari un altro elemento. Quindi permettere magari al vostro personaggio di fare, non lo so, danni di elementi diversi, qualora ce ne sia occasione. Ora facciamo che in questo caso io ho messo la debolezza elementale di tipo tuono e quindi le inserisco una runa di tuono in modo tale da creare questa combo. Quindi avere Imperil di tipo tuono nei confronti del nostro avversario e poi tuono per fare danni in più, per ovviamente giustamente far danni ai nostri avversari. E per quanto riguarda, diciamo, la composizione principale, mettiamola così, la main composition di Eris, ci siamo. Per quanto riguarda le sub weapon, invece, che cosa andiamo ad aumentare ad Eris? Allora, vi ricordo che un'arma deve sempre e comunque aumentare gli HP. Su questo purtroppo non possiamo schiodarci, perché il nostro personaggio ci serve con almeno 3000-3500 HP se vogliamo fare dei contenuti un po' più hardcore, no? Quindi nel momento in cui vogliamo spingere un po' sull'acceleratore, ci servono bene o male quella tipologia di HP. Noi per adesso siamo ancora a 2538, che è veramente veramente poco, quindi dobbiamo andare in un modo o nell'altro a boostare sti HP. Ovviamente il modo migliore sarebbe utilizzare o il parasole da spiaggia di Zack o la nuova arma di Glenn, le Thousand Waves, che aumentano comunque il boost HP di 21 punti, che diviso 2 ovviamente fanno 10, quindi altri 10 punti per quanto riguarda gli HP, che già ci portano a 2976. E quindi già
siamo abbastanza coperti per quanto riguarda gli HP. È anche vero che lei è ancora a livello 43, quindi nel momento in cui sblocca il 45esimo livello riuscirò tramite i nodi della crescita, di growth, a permetterle di avere già HP in più, quindi sicuramente i 3000 li andremo a superare e per il momento direi che va bene. Per quanto riguarda gli altri due slot, in base a come avete strutturato la vostra Eris, potete scegliere sicuramente un'arma che boosta healing, se ce l'avete, e un'altra arma che possa boostare l'attacco magico. L'attacco magico ovviamente per lei è importante perché è vero che mette i debuff di difesa magica, ma bisogna comunque avere una base solida anche per quanto riguarda i danni magici. Quindi potremmo mettere come potenziamento qui quello magico, per esempio. Vediamo se io avevo qualcosa che boostasse l'attacco magico. Ecco qua, abbiamo qualche cosina che si può utilizzare. Ora, in questo caso utilizziamo la sua stessa staffa, che in teoria questa potrebbe andare bene se sbloccata un livello in più, anche perché mi dà la potenza di tipo tuono. Quindi se io volessi fare Eris appunto come damage dealer di tipo tuono, grazie alla combo che per l'appunto sto facendo in questo momento, questa sarebbe l'ideale. Anche se metterla come arma secondaria forse sarebbe ancora meglio, a meno che volete comunque utilizzare Thunder per fare il danno elementale e poi utilizzare Night Bloom con la secondaria per giocarvi debuff, che potrebbe anche essere una bella idea. Quindi in questo caso abbiamo già l'attacco magico boostato a livello 3, healing boostato a livello 3 e poi tutto il resto boostato a livello 2. Ora l'healing, per farlo arrivare a livello 4, diciamo, mi servono 25 punti. 25 punti sono tanti, cioè praticamente altri 10 punti in realtà dovrei fare, sono tanti. E dato che nelle sub weapon healing o comunque tutte le stats vengono ridotte a metà, a me in teoria servirebbe praticamente un'arma che boosti l'healing di 20 punti in questo caso, se volessi effettivamente arrivare a livello 4. Solo che un'arma del genere praticamente non si trova, o almeno io non ce l'ho un'arma del genere. Ho delle armi che boostano healing, che come potete vedere hanno per l'appunto 11 punti, ma essendo comunque la metà mi boostano praticamente di soli 5 punti, perché ne avevo 18 se non sbaglio, quindi 19, 20, 21, 22, 23, perché vi ricordo che il boost come sub weapon è la metà e tra l'altro arrotondato in negativo, quindi in questo caso sono 11, diviso 2 sarebbe stato 5,5 in teoria, invece no, il gioco lo arrotonda per difetto, quindi 5, quindi abbiamo 23 punti. Se io mettessi quest'arma, io non aumenterei il mio livello di healing, perché come potete notare rimango a 23. Quindi in questo caso la cosa che si potrebbe fare sarebbe o rinunciare a un potenziamento di attacco magico per aumentare la cura e quindi permettere ad Eris di avere comunque un punteggio superiore a 1000 per quanto riguarda la cura, che in questo momento portano Eris a 27.226 punti. Ma se io dovessi togliere l'attacco magico per inserire un altro boost per quanto riguarda la cura, in questo caso healing, qua, che arriviamo a 7 punti, abbiamo praticamente healing a livello 4, però il boost di attacco magico che scende a 2. E le statistiche scendono leggermente, quindi attacco magico con la cura non si sbagliano di tantissimi punti, infatti siamo a 27.105. Per cui se volete un Eris un po' più offensiva o un po' più curatrice, in questo caso non perdereste troppo. Però come potete notare, un personaggio che viene incentrato sulla cura ovviamente dal gioco viene considerato più debole da un personaggio che invece ha la possibilità di infliggere un po' più di danno. È vero che man mano sicuramente potremo aumentare e potremo tranquillamente scegliere sub weapon e tutto a un livello superiore, però per il momento dobbiamo fare delle scelte. Io personalmente parlando, grazie al fatto che sia Zac che Cloud sono molto prepotenti e sono molto forti, preferisco una Eris incentrata sulle cure. Quindi in questo caso avere una Eris che mi faccia questi, diciamo che mi faccia queste cure, un pochettino la preferisco. Però ovviamente qua dipende tutto da voi, dipende tutto da come volete gestire il vostro personaggio e ovviamente deciderete nel miglior modo possibile. Quindi in totale che cosa abbiamo dato
come abilità alla nostra Eris. Difesa magica di livello 2, boost di HP di livello 2, boost di abilità della potenza magica di livello 1, boost di attacco magico di livello 2, boost di resistenza ai danni di terra di livello 2 e un boost per quanto riguarda la cura di livello 3. Come limit ovviamente scegliamo la Healing Wind, che praticamente ci consente di curare tutti in base alla nostra percentuale di cura, ma al tempo stesso ci consente anche di avere regen. Infatti abbiamo una magia di cura che viene castata al 76% in base alla potenza di healing, ovviamente range tutti gli alleati e applica anche regen a tutti gli alleati per 6 secondi. Quindi abbiamo non solo la cura diretta, ma anche la cura prolungata nel tempo per 6 secondi, che io comunque reputo essere la limit migliore. Qualora poi voi vogliate mettere la summon, sarete liberi anche di scegliere di utilizzare Eris con la summon. Ma sinceramente parlando, avere una healer in questo caso, che è vero, riesce a curare sempre con curaga eccetera eccetera, però Healing Wind è comunque una cura d'emergenza. Quindi potete scegliere benissimo, secondo me, di tenere questo setup. Se la volete un po' più offensiva, però, mettere una summon probabilmente su Eris è la scelta più consigliabile, perché comunque lei cura, spamma la cura e poi quando carica la limit spamma il spamma la vostra summon, quindi non c'è assolutamente problema. Detto ciò, non c'è altro che effettivamente bisogna aggiungere alla nostra Eris. Io la gioco come healer e barra debuffer, perché mi ci trovo veramente veramente bene, però ognuno giustamente avrà modo poi di sperimentare la propria build. Detto ciò, non ho altro da suggerirvi, non ho altro da dirvi, spero di beccarvi con un prossimo appuntamento e quindi alla prossima, bye bye.